Nation, Cocorin in Ulio, Forro Rinter Rinto, Forro Guanna, Pienza Pienza Shabu, Guabi Mietz, Mietz Shastana Lo, Kapasana, Elasana Kamo, Tangora Aspetta, Espera, Certa, Importante Impazier, Schie, Schi, Chapalo Bandê, Schia Tu, Guizem Batutin, de Taça, Gru, Zamba La Sofê, Sola Fier, Casa Manho Rê, Tascateira, Charra, Forna, Forna, Esforna, Nun se mova, Sta Montanha, Ganha Bim, Sima o com forna, o verre com marris forna, que com a mecha crê. Xaberanta a lombra, meni mana, sapa calutana, darim, um desapilha pé, que vi, pagá, tá na esfera e cristal. Não chapar o verre com na forna, inscreva para quem sobreviva, para quem crista, mas é na gala, para quem cista, para quem rala, rala, se despala, não se chega na chu, esfrega na semana, até na nigala, ou saca ali, meia na chu. Quanto ali um ancora. Quanta lì un la fo, in rambo, giù, in tana caio, quanta lì un ancora, quanta lì un nasci fo, quanta lì un ancora, la fo, in rambo, giù, in tana caio, quanta lì un ancora. Un leone sta caiola contro l'ora zit zit e sento ancora sempre fissa fuori in un po' fissa la rit una si sta sostritta zitta una bando piti in un leone in tana caiola buona buona ciò buona buona tuo non si muove in un millimetro sangue fritto in tana un cuore cabara ora si si trova il limite te sfida te sbaglia si un chiuro tra sbaglia ciò un cu è sempre un re e ne ave sempre paura sbaglia siete sicuri, già te ne buona massù, già te ne buona lontana, brava, fu brava, chi non te ne padrona, non è mai schiava, cava della gara, ti sarà pani cancella, tu giuro sta cancella, veno spascia, lascia casa, lascia ni cade, tu, lascia cacaiola, ven a meno giù, lascia culione, esce fuori libera, vipera, anima e timpana, ruggisce, reagisce, ripeto, a miscolare, a fatta vantare, sempre più ripeto, quanta le luna ancora. Quanta lì una la fo, in ramo, giù, in tana caio, quanta lì una go, quanta lì una nasci fo, quanta lì una go, la fo, in ramo, giù, in tana caio, quanta lì una go. Quanta lì una nasce fo. Aggression is defeated, the war is over. Morfuk MC DJ Blue and Money. Di Intregor, questo lo sapete loro. Allora Mario, mo, scusami, lo stylist, vorrei sapere chi è che ti ha dato quella pelliccia. Allora, quella pelliccia, non lo potrei dire perché... quella pelliccia, no? Di mio suocero. Di tuo suocero. Che se non che l'ho presa, però quello è un montone, no? L'ho messa tutta, l'ho girata, l'ho risvoltata, sì, per dare l'idea un poco di... Del leone. Sempre metaforicamente. Quindi sei lo stylist, tu. Sono io, sì, lo stylist. La location, perché abbiamo visto una serie di... La location è ordinanza, è un allevamento di pitbull, bull terrier, tutti i cani per quanto riguarda... che saluto, che ci ha aiutato tantissimo in tutta la produzione del disco, è un amico fraterno che ci ha sempre aiutato e supportato. Perché abbiamo visto che c'erano delle, diciamo, delle reti, non più che delle sbarre. Sì, 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 sì. Abbiamo visto, l'abbiamo evocato più volte, è apparso Tonico, giusto per farci vedere, invece chi era che faceva gli scratch? Era il produttore di questo disco, DJ Due Mani. DJ Due Mani. Che fa scratch. Il video è stato montato da Emanuela Rago, la nostra collaboratrice. Amica soprattutto,
Brava. Emanuela Rago. Brava. Sì, 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 una, sì, una grandissima artista. Una grandissima artista. Brava, brava. Sì, 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 no, la salutiamo con tanto affetto. E la folla alle tue spalle che era? Erano i ragazzi del Pitbull, dell'Ordinanzas, sì, sì. Che sarebbero questi amici che ci hanno aiutato, sia per quanto riguarda la produzione che per quanto riguarda... Senti, ma volevo salutare anche Renke e Campania che ci hanno aiutato sempre nella produzione, certo, di quanto riguarda questo Campania, disco. Campania, li conosciamo, Luca, un bacione da parte nostra che è il... Che noi ci hanno aiutato in questo prodotto di Leone in Gabbia. Senti, quello che a un certo punto tu nel testo ti citi, no? Dici Morfuco MC, ma lo fate sempre all'interno dei dischi che dite i vostri nomi? No, non sempre, qualche volta può capitare. Quello era uno scratch più che altro, infatti. Non ero io che lo dicevo, era sul disco che usciva la parola. Ah, niente di meno. Sì, sì, sì. E chi lo stabilisce poi? Nel senso, la cosa, rispetto agli altri tipi di musica, no? La sensazione dei dischi di musica rap, insomma, dell'hip hop, è che ci sia molta improvvisazione, nel senso che ci sia sempre una parte come se fosse live, nel senso improvvisata. Ad esempio, le cose che fa il DJ, in quel caso, lo scratcher, le avete stabilite prima o è all'impronta? Quello che lui fa in quel momento buono? Diciamo, sulla registrazione viene un attimo studiata da parte del DJ come vuole posizionare le proprie cose, cioè i propri scratch. Non è a caso. Poi ci sta, non è a caso, nel senso viene stabilito prima. Sì, sì, no, Invece la sensazione è una cosa molto È sempre il discorso quella delle idee. Esatto. È sempre il discorso delle idee, cioè uno pensa una cosa e poi l'attua. Però viene sempre provata, non è improvvisazione sicuramente. No, intanto sta uscendo la scritta DJ Rogo, DJ Rogo, perché questi pseudonimi poi sono necessari. Comunque Lino, Mario, esatto. Infatti, cioè, ci può chiamare tranquillamente. Diciamo. No, perché anche perché in Italia. No, diciamo, ma altrimenti se io faccio un disco rap e me lo chiamo Mario e poi ci sta un altro Mario che fa un disco rap e Mario e non si capisce niente. Esatto. Allora, anche volendo, siccome è una. Senti, Lino, sì. Quando vennero la prima volta, la cosa che mi stupì delle radici della loro musica era che loro insomma parlavano di Mario Merola, di musica assolutamente tradizionale. Sì. Vale anche per te, nel senso le radici musicali, ovviamente è un tipo di musica diverso perché tu hai degli strumenti diversi. Per quanto riguarda la produzione, sì, diciamo che le radici della nostra regione sono importanti, pure perché è il background che ti ha fatto arrivare ad una certa... di un certo modo di produrre. Uh-huh. Per quanto riguarda invece il mio lavoro da DJ, io da sempre ho cercato di suonare della musica non tanto conosciuta, però bella. No, perché mi ho cercato sempre nell'underground americano per poi... Perché la cosa mi stupì, perché io immaginavo che loro come radice musicale, no, facendo del rap, in fondo il rapper napoletano per antonomasia, cioè sarebbe un rapper se fosse di sud-est, era nella mia mente Renato Carosone, cioè il parlato sulla musica. Ma infatti anche noi abbiamo il parlato. Pensa che addirittura gli americani pure riconoscono che come primo modo di fare rap, che poi secondo me è tutto un fatto perché è talmente vasta la cosa di fare le rime, anche cantastrofe con i re che cantano le rime, quindi dare una vera e propria radice, diciamo che è scoppiato il fenomeno in America. Sì, anche se diciamo che molti americani riconoscono in Adriano Celentano la canzone che faceva, che non significa niente, però diciamo già là era una cosa più rap, che è stato diciamo il primo, considerato da molti, il primo pezzo rap, figurati. Eh sì, anche perché mi sa che aveva anticipato di un paio d'anni poi quella che era la cultura hip hop, perché siamo all'inizio degli anni 70. Quindi non c'è una vera e propria, diciamo che è scoppiato il fenomeno con Tupac e Notorious in America, da lì proprio ha preso il mondo, diciamo, come... influenze e cose, però. Tupac e Notorious B.I.G. Tutte e due brutta fine hanno fatto. Sì, tutte e due sparate. Ma pure una DMC, una è diventata breve. È molto... E adesso, vi ispirate ancora a qualche modello americano? No, ma io non credo che si debba parlare più di americani. Appassionati, perché... sì, una volta diciamo siamo autonomi in qualche modo. Sì, siamo autonomi. Io credo che non si debba parlare più di modello americano ormai, perché...
Io avevo 13 anni, ho iniziato a fare rap. Ne ho 32, sono 20 anni che faccio. Cioè, voglio dire, ormai anche le nuove generazioni non hanno ascoltato sia il rap che l'italiano che fa il rap. Cioè, mo ci vuole una persona del posto. Quindi non c'è più questa cosa di andare a. Si ascolta sempre il rap americano perché piace, ma come si ascolta anche il rap francese, il rap. Però oggi non c'è più, secondo me, quella cosa di dipendenza da una. Va bene. E su queste parole di grande saggezza di Mario Ventura Morfuco lo salutiamo e salutiamo anche Lino. Ci rivediamo subito dopo la pubblicità con un cambio ospite. Con noi saranno i Tropa d'Elite. Arrivederci.